qui di nuovo al Teatro Sociale, questa volta in un luogo che tutti vedono ma in realtà non guardano, secondo me, con grande attenzione, che è proprio l'ingresso, la biglietteria, vero Barbara? Sì, peraltro è un luogo molto bello, sì? Architettonico, è l'ingresso, diciamo sempre che è la nostra prima faccia, la nostra prima connessione col pubblico, quindi in realtà la biglietteria è ancora uno spazio fondamentale, è un luogo importante, nonostante tutto ormai la vendita online, i siti, tutta la parte appunto social, in realtà il rapporto con la persona, che in questo caso Veronica, che è la nostra responsabile di biglietteria, una persona molto carina, è di grande importanza, perché c'è una relazione, si racconta, si chiacchiera, si piega lo spettacolo, poi si torna a commentarlo, quindi è un po' come se fosse il bar del teatro. Quindi è un luogo importante, ci faceva piacere farlo qui, anche perché abbiamo da un mese creato una piccola così, box dedicata alla vendita dell'oggettistica, che ovviamente implementeremo. Per adesso è fatta in una shop molto carina con l'immagine del teatro, ci sono delle penne, dei mantici, anche una tazza e soprattutto abbiamo il materiale dei bambini, delle famiglie. Quindi il libro Sipario Kids, che ormai è un libro che teniamo molto, che ha realizzato Sara Cerrato con noi, che racconta un po' la storia del teatro, la struttura proprio dell'architettura del teatro attraverso in realtà dei personaggi, tra cui Romano, che mi fa piacere ricordare perché è stata una persona storica di questo teatro, perché accoglieva davvero tutti, sia il pubblico che le compagnie. E poi abbiamo invece anche l'Opera Education, la scatola di Opera Education, dove dentro c'è il libretto, c'è la matita, c'è le indicazioni, il kit dello spettatore per poter seguire il progetto interattivo, in maniera interattiva, quindi preparandosi, c'è il CD per vedere e ascoltare la musica e soprattutto poi c'è il link invece per vedere il film di Opera Domani, che è un film davvero interattivo, un film che si svolge, che si può vedere a casa, ma partecipando, cantando, creando gli oggetti e interagendo con lo schermo. Questo per raccontare un po' il nostro mondo delle famiglie, che questa domenica vedrà il debutto di Opera Baby. Opera Baby è l'ultimo spettacolo che parte del progetto Opera Education, il flauto Tampam, ed è con la regia di Sara Zanobbio e Anna Petrazzini, ed è quello dedicato ai più piccolini, dai 6 mesi ai 36. Infatti domenica è aperto al pubblico, lunedì avremo qua diversi nidi della città che verranno a partecipare a questo piccolo spettacolo molto carino, fatto a misura d'uomo per loro, ma sempre con l'idea della partecipazione, quindi i bambini canteranno un po' l'aria di Papageno. Ma questa settimana abbiamo due personalità molto importanti, uno della prosa, Massimo Popolizio, che è uno forse degli attori in questo momento più famosi d'Italia, che ha curato anche la regia, e è uno spettacolo, Lo sguardo sotto il ponte, molto importante di Arthur Miller, con la produzione del Teatro di Roma e diverse altre compagnie, quindi un'occasione per vedere un testo contemporaneo, diciamo ancora contemporaneo, uno spaccato della nostra società, con un grandissimo attore e tanti altri protagonisti, quindi una bella occasione del teatro di parola. Invece giovedì ospitiamo Enrico Melozzi. Che dire di Melozzi? È un pazzo scatenato violoncellista, direttore d'orchestra, compositore. L'abbiamo visto di recente a Sanremo, dove ha diretto diversi dei grandi protagonisti, tra cui ricordiamo i Maneskin degli ultimi anni. È un musicista eclettico, perché viene appunto dalla musica classica, un grandissimo interprete violoncellista, lavora da sempre con Giovanni Solli, ma ha fatto qua con noi Centocellos, che era stato davvero un'invasione di musica in tutta la città, è anche un bravo compositore, aveva fatto con noi anche Opera Crime, ed è un bravo direttore d'orchestra, quindi viene con la sua orchestra clandestina, che è un progetto molto interessante di personalità mix che suona ormai regolarmente, suonerà Mozart, suonerà Verdi, suonerà Solli, ma i Melozzi, ma soprattutto interagirà con la platea, quindi aspettatevi qualche sorpresa, e insomma, un concerto classico suonato insomma, ai massimi sistemi, ma anche con una partecipazione richiesta del pubblico proprio per creare un'empatia diversa, quindi insomma vari generi come al solito, e abbiamo scoperto un altro luogo del teatro, ma più avanti ne andremo a scoprire altri luoghi del teatro e anche chi lavora a teatro e permette tutto questo. E ricordiamo che per i biglietti, le informazioni e il programma completo c'è il sito del teatro www.teatrosocialecomo.it. Grazie, vi aspettiamo.